Già visitato l'antico caffè greco in Via dei Condotti, avrai notato allora che tra i molti dipinti ce n'è uno, non in primissima vista, che sembra quasi una fotografia. La foto di come doveva essere il caffè nel Novecento, quando lo frequentavano tra gli altri Renato Guttuso e Giorgio De Chirico. E infatti in questo quadro è ritratto mentre guarda una avvenente ragazza. Sembra infatti che Giorgio De Chirico sostenesse che il caffè greco è esattamente il posto dove ci si può sedere e attendere la fine del mondo. Se questa frase e la lunga permanenza a Roma, ossia dal 1948 fino all'anno della sua morte, avvenuta il 20 novembre del 1978, può far sembrare il contrario, va detto che Giorgio De Chirico, il tipo di quello che si siede e aspetta, non lo sembra proprio. Chissà, forse anche lui ha girato tanto finché non ha trovato la città più bella del mondo per diventare la sua casa. I suoi primi 60 anni. E anzi, se volessi tirarmela da strana, potrei dire che anch'io ne avevo altrettanti quando ho aperto Radio 21 Aprile Web. Ma non preoccupatevi, non lo farò. Voglio solo dire che evidentemente Roma è un gran bel posto per diventarne cittadini nella seconda parte della propria vita. Dicevo, i suoi primi 60 anni De Chirico li passò a girare per il mondo. Da Volos in Grecia, dove era nato il 10 luglio del 1888, ad Atene, a Ferrara, a Milano, a Parigi, a New York. Non era quindi un tipo sedentario. E per la verità sembra che non fosse neanche un tipo molto facile a frequentarsi. Sovente malinconico e scontroso, era oltremodo egocentrico e talmente vanitoso da considerarsi il pittore più grande di tutti i tempi e da firmare molte delle sue opere come Pictor Optimus. Questo dice di lui la rivista di psicologia State of Mind in un articolo in cui conclude però che la colpa di tutto questo è l'aura emicranica, malattia un po' misteriosa che non gli fu mai diagnosticata, ma che sembra causi dolore di testa, allo stomaco, visioni, allucinazioni. Non ho veramente idea della valenza scientifica di questa ipotesi, ma la riporto tanto per dire che insomma facile facile frequentare Giorgio De Chirico non doveva essere. Indubbiamente il suo tempo amava dedicarlo principalmente a una cosa, anzi a una musa, la sua propria arte. D'altro canto, uno che dipinge pittura metafisica vuoi che non sia un po' portato agli svarioni mentali? Io non so dire molto di più di lui senza addentrarmi in campi che non mi appartengono. Sto attivamente cercando d'altro canto, e forse l'ho già trovato, chi possa parlarci in maniera tecnica di lui, del nostro P.O. Pictor Optimus. Ma intanto provo a dirvi le risposte che ho trovato alle tre domande principali che mi sono fatta. 1. Quanto la produzione artistica del P.O. fu influenzata dal fatto che era nato in Grecia? 2. Tutta la sua produzione fu solo pittura metafisica, ossia quelle piazze vuote, quei manichini, quei busti di marmo, con i quali ci sfidava ad andare metatafysica, ossia oltre le cose fisiche, le cose che si vedono e si toccano, le cose che appaiono. E 3. La pittura metafisica è solo De Chirico? Le risposte che ho trovato sono 1. Sì, Giorgio De Chirico era convinto che fosse parte del suo destino il fatto che era nato in Grecia e fu sempre appassionato di archeologia e di storia antica, come solo un figlio può essere appassionato della propria madre. 2. No, non solo pittore metafisico, il nostro P.O. Nella seconda parte della sua produzione artistica, Giorgio De Chirico diventa barocco. Siamo dunque in una fase che, quanto a svarioni mentali, non deve avere nulla da invidiare alla prima. E 3. Sì e no. La pittura metafisica è principalmente De Chirico, ma anche Carrà e De Pisis, e dalla pittura metafisica sono nati Dalí, Miró, Magritte. Lascio l'approfondimento a chi è tecnico, a differenza mia, ma c'è ancora un argomento di cui ti voglio parlare. Perché la sai, no? Quella del grand'uomo e della grande donna che lo accompagna sempre. E in questo caso di donne che accompagnarono De Chirico ce ne furono molte, ma in particolare non una, ma due mogli. La prima si chiamava Raissa, moglie numero uno, rubata e fattasi rubare dal povero primo marito che di cognome faceva Kroll. Raissa si chiamava Gurevich ed era nata in Ucraina da proprietari terrieri di religione ebraica. Raissa cresce tra Pietroburgo e le tenute paterne in Polonia e spesso per motivi di salute la famiglia si sposta a Sanremo a passarvi l'inverno e la Liguria piace ai genitori di Raissa talmente tanto che compreranno una villa a Nervi. Raissa intanto studia, impara particolarmente la storia e
contrae una passione per questa materia che l'accompagnerà tutta la vita. Poi arriva la rivoluzione d'ottobre e la famiglia perde tutto e Raissa comincia a lavorare come ballerina nei teatri russi. Nel 1919 si trasferisce a Torino con suo marito che faceva lo sceneggiatore e il regista. L'anno dopo la coppia va in visita a Roma, qui conosce diversi esponenti della scuola romana e del futurismo e, povero Crolli, anche Giorgio De Chirico. Tra Giorgio e Raissa scocca una scintilla per niente metafisica, o forse molto metafisica. E Raissa raggiunge il suo Giorgio a Parigi, dove, abbandonata la danza, si dedica esclusivamente agli studi di archeologia alla Sorbonne. È il 1930 quando Raissa ottiene il divorzio da Kroll e può sposare così Giorgio De Chirico. Ma è la fine di quello stesso 1930 quando i due iniziano le pratiche per il divorzio, perché Giorgio nel frattempo ha conosciuto quella che diventerà la sua seconda moglie, Isabella. Rimasta sola, Raissa lascia Parigi e sapete dove va? A Roma, anzi a Ostia, dove si dedica completamente all'archeologia e soprattutto allo studio della scultura ostiense. Ma arriva la fine degli anni 30 e con essa arrivano le leggi razziali. Raissa, che era ebrea, perde il lavoro, anche se riesce a mantenere alcuni contatti con la soprintendenza e ad essere impiegata giornalmente, saltuariamente, proprio presso gli scavi. Nel 1945, finita la guerra, sposerà sovrintendente Guido Calza, che però la lascerà vedova l'anno successivo. Lei, Raissa, continua a studiare e a lavorare, pubblica cataloghi, si dedica all'iconografia, alla scultura funeraria e lavora anche come PR della direzione degli scavi di Ostia Antica. E poiché spesso la vita è ingiusta, muore malata, sola e in piena povertà nel 1979. Il suo Giorgio non la nomina neppure nella propria autobiografia. La seconda moglie di De Chirico, sposata il 18 maggio del 1946, si chiama Isabella Pasquier-Faro. I due si innamorano alla fine del 1930 e da allora non si lasceranno più, fino alla morte di Giorgio De Chirico. E per tutto questo tempo Isabella sarà la musa e anche la manager del nostro Pio. Descritta come minuta e ingannevolmente fragile, Isabella Farr, così è conosciuta, fu la regista di una fortuna immensa e di una aggrovigliata matassa di capolavori e di falsi che costituirono l'eredità di Chirico. Era nata in Varsavia e in gioventù dovette espatriare a Parigi, dove inizialmente lavorò come impiegata in una casa di mode. Lei, in un articolo del 1990, la Repubblica dice che fu donna dai molti volti. Fu lei a volere la fondazione, intitolata appunto Isa e Giorgio De Chirico, e fu sempre lei, generosa mecenate, che donò 24 opere di De Chirico alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, nonché 3 opere alla chiesa di San Francesco a Ripa, nella cappella dedicata appunto a Giorgio De Chirico, che amava moltissimo questa chiesa. Spesso oggetto di pettegolezzi, qualche volta di scandali, Isa Farr è morta nel 1990 a Roma, nella sua casa di Piazza di Spagna, che è il luogo magico dove si trova la fondazione che porta il nome suo e quello di suo marito, il Pictor Optimus, e che è una vera meraviglia di casa museo.